Nel video di oggi andremo a vedere tantissime informazioni su un'imminente collaborazione, delle nuovissime ricompense gratuite e soprattutto un oggetto che in pochi di voi sapranno che Fortnite ha rimosso in segreto dopo pochissimi minuti. Prima di iniziare andiamo a regalare questa super skin dal negozio oggetti ad un fortunato fra di voi che ovviamente si è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like, non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi è esattamente lui, andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui rossa, facciamo conferma e acquistiamo un dono. Invio dei regali in corso, vediamo se gli arriva e dono inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. Inoltre non dimenticare di inserire all'interno del supporto un creatore il mio codice creatore Daccini per supportare il canale. Partiamo subito e come ben sapete questa settimana abbiamo ricevuto il nuovissimo aggiornamento patch 21.30 che è stato l'ultimo aggiornamento prima delle vacanze di Epic. Infatti la prossima patch la andremo a ricevere verso metà fine agosto e il prossimo aggiornamento potrebbe finalmente implementare in gioco al 90% una nuovissima collaborazione che sta facendo tanto parlare in questi giorni, cioè la collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball. Infatti tramite la patch di questa settimana abbiamo ricevuto tantissime altre informazioni su questa collab e tenetevi pronti perché questa collaborazione potrebbe rivelarsi una delle migliori mai arrivate all'interno di Fortnite. Iniziamo subitissimo, infatti, come si vanno a riportare tantissimi leaker, ecco tutto quello che sappiamo sulla collaborazione di Dragon Ball. Infatti questa collaborazione avrà ben 4 skin, di cui le prime 3 già le conosciamo e sono Goku, Vegeta e Beerus, dovrebbe pronunciarsi in questo modo, se errato correggetemi nei commenti, e al 99% una skin femminile. Un'altra cosa che avremo in questa collab è una schermata dell'evento unica nella lobby, quindi andrà anche a cambiare la lobby per l'arrivo di Dragon Ball. Avremo molte missioni, infatti questa collaborazione porterà addirittura settimane intere di missioni all'interno del gioco, per questo potrebbe rivelarsi una delle migliori collaborazioni. Avremo anche delle ricompense gratuite, avremo un elemento capsula in BR in creativa, quindi in battaglia reale in creativa avremo questo nuovo oggetto. Avremo anche un posto speciale con nome in codice preriscalda, probabilmente sarà una nuova location in mappa, ancora non lo sappiamo. E soprattutto avremo anche un nuovissimo deltaplano che è proprio questo qui che vedete a schermo. Quindi si prospetta davvero una grandissima collaborazione, quella che arriverà tra Fortnite e Dragon Ball. Fatemi sapere se siete in hype. Ma le novità non sono finite perché, come si va a scrivere sempre questo leaker, apparentemente verrà anche aggiunto un oggetto mitico di Dragon Ball all'interno del gioco. E l'oggetto potrebbe essere proprio questo che vedete in questa immagine. Infatti come si va a scrivere il leaker non sono esattamente sicuro di cosa accadrà, ma molto probabilmente una nuova abilità mitica. Quindi è molto probabile che verrà anche introdotto appunto un oggetto, un'arma, un'abilità mitica di Dragon Ball all'interno della mappa e magari chissà verrà anche introdotto un boss che troveremo in un luogo specifico. Ma andiamo a leggere le missioni di Dragon Ball che sono trapelate. Ricordo, queste missioni dovrebbero essere introdotte nella patch 21.40 che avremo verso metà fine agosto, quindi quando la Epic ritornerà dalle vacanze. Ci sono nuove stamine quest relative a Dragon Ball Z, la bottiglia è il nome in codice di Stamina Container. Andiamo a vedere le missioni, infatti missioni di allenamento della forza, missioni di allenamento per l'agilità, missioni di allenamento di combattimento, poi abbiamo missioni di allenamento di resistenza, concentra le missioni di addestramento e missioni di recupero. Quindi queste dovrebbero essere le missioni che riceveremo una volta che questa collaborazione verrà aggiunta in gioco. E come già detto appunto, dovrebbe essere una collaborazione molto grande visto che è in lavorazione da tantissimo tempo e soprattutto perché riceveremo tantissime ma tantissime missioni, addirittura ne dovremo ricevere di diverse settimane, quindi è possibile che la collab si andrà ad estendere per molto tempo. E poi avremo anche delle ricompense gratuite come è successo anche per Naruto, però queste ricompense non ne siamo ancora a conoscenza, quindi dobbiamo sempre attendere la patch 21.40. Prima di continuare voglio ringraziare ben 3 persone che mi hanno supportato inserendo il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. Quindi grazie mille a queste 3 persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale.
E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video o su Instagram, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno e grazie mille ancora a queste tre persone che mi hanno supportato inserendo il mio codice creatore. Tramite la patch di questa settimana è stato anche introdotto l'evento estivo che inizierà ufficialmente nel fine settimana o comunque verso giovedì barra venerdì, ed infatti ce l'ha proprio confermato la Epic tramite il blog dell'ultimo aggiornamento sul loro sito. Infatti c'è proprio scritto che entro il fine settimana verranno introdotte queste sfide che ci faranno ottenere delle ricompense gratuite. E le ricompense gratuite dell'evento estivo di quest'anno sono esattamente queste qui che vedete a schermo, e sono proprio uno zainetto di cui ci sono anche degli stili aggiuntivi per chi possiede il pacchetto crew di questo mese. Poi avremo anche questo piccone, un deltaplano di questo serpente, avremo una scia, un emote ed infine questo ombrellino. Ovviamente tutto ciò completando le missioni che saranno disponibili, come già detto, nei prossimi giorni. Quindi finalmente l'evento estivo è arrivato. Di solito gli scorsi anni arrivava entro fine giugno, inizio luglio. Quest'anno l'Epic l'ha posticipato un po' perché appunto le sue vacanze sono iniziate più tardi. E adesso, visto che l'Epic starà in vacanza fino a metà agosto, per queste settimane avremo appunto queste missioni da completare per ottenere queste ricompense. Fatemi sapere se andrete a sbloccare queste ricompense dell'evento estivo all'interno di Fortnite. Andiamo a vedere anche una curiosità, perché sicuramente questo oggetto in pochi di voi lo conosceranno, ed è proprio un oggetto che è relativo a un'arma che appunto Fortnite ha rimosso dopo pochissimi minuti. E quest'arma, come tutti conoscerete, è proprio lo Zapatron. Infatti lo Zapatron venne introdotto per pochissimo tempo, c'è solamente una clip che è stata appunto registrata da questa persona che è riuscito a usare quest'arma prima di tutti, o forse è stato l'unico al mondo ad utilizzarla. E quest'arma, come ben sapete, è stata rimossa dopo neanche un'ora. Infatti venne introdotta, poi l'Epic si accorse che era troppo OP e l'andò a rimuovere subito. Ma in pochi sapranno appunto una curiosità su quest'arma. Infatti quest'arma utilizzava delle munizioni diverse dal solito, delle munizioni che non esistono e non sono mai più tornate in nessun'altra arma in gioco. E le munizioni sono proprio le cellule d'energia. Infatti lo Zapatron si alimentava proprio tramite queste cellule di energia, che appunto erano le sue munizioni e servivano per sparare, e queste cellule di energia sono state rimosse insieme a quest'arma. Infatti non sono mai più tornate all'interno del gioco in nessun'arma, e questa è proprio una curiosità molto interessante, perché appunto questa munizione è apparsa per pochissimo tempo ma poi non è mai più tornata, quindi non abbiamo mai avuto un'altra arma che veniva alimentata con queste cellule d'energia. Fatemi sapere se ne eravate a conoscenza di questa munizione segreta che appunto Fortnite ha rimosso dopo solamente pochi minuti insieme allo Zapatron, e che serviva proprio per alimentare e sparare con quest'arma. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuovissima collab tra Fortnite e Dragon Ball, tutti quanti gli oggetti e le missioni che arriveranno, e se andrete a completare le nuovissime sfide dell'evento estivo di quest'anno. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni sulla nuovissima collab tra Fortnite e Dragon Ball e tantissime altre curiosità che abbiamo visto all'interno di questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.